Il Mago Elenio ritorna in diretta televisiva su TSN, ogni venerdì sera dalle 22 alle 23. 4 ore per fare 30 km, tanto in Alta Valle quanto nel Morbegnese. Una giornata intera per raggiungere Milano, qualcuno si è addirittura arreso e ha rimandato la partenza. Si è aperta così, già dal primissimo pomeriggio di domenica, l'emergenza del controesodo dalla Valtellina. Sotto la neve, la prima di stagione, al termine del primo ponte sugli sci, una combinazione di fattori che ha reso difficile, quando non impossibile, il ritorno a casa dalle piste. E lo strascico del lunedì mattina non è stato migliore. Alle 9.30 sulla statale 38 in prossimità di Sondrio, ma lo stesso scenario si è replicato a Morbegno, la situazione si presentava così, tutti in colonna su un fondo stradale che dopo la neve è stato messo in crisi anche dall'acqua. Sono le 9.30, siamo all'altezza di Piateda sulla statale 38, arriva fino a qui la lunga coda di auto per entrare in città, per entrare a Sondrio, auto e mezzi pesanti incolonnati lungo la statale, complice il fatto che essendo lunedì mattina tutto si rimette in movimento dopo il ponte, qualche turista che ha aspettato a rientrare vista la paralisi di ieri, e questo è il risultato. E se le statali, come la 38, anche la 36 in Valchiavenna hanno subito gravi disagi, non è certo andata meglio sui collegamenti provinciali e sulla rete viabilistica di molti comuni, con le frazioni di media montagna praticamente isolate fino a metà mattina, in qualche caso anche oltre. Tanti gli automobilisti che, pur essendosi messi in viaggio con largo anticipo, sono arrivati al lavoro con grave ritardo. Scontri e uscite di strada sono a decine, ma nessun episodio ha avuto conseguenze gravi. A centinaia le telefonate a forze dell'ordine, vigili del fuoco, molti provvedimenti di chiusura e interruzione della circolazione anche sulle arterie principali, in particolare lungo la nuova variante fra Cosio e Fuentes, oltre che naturalmente sul passo dello Stelvio. Innumerevoli gli interventi per rimuovere i rami pericolanti, mentre la neve bagnata ha messo in crisi parcheggi e marciapiedi. Incessante il lavoro dei centralini, anche e soprattutto negli uffici comunali, subissati di lamentele e richieste da parte dei cittadini. Sembra paradossale in una provincia alpina in presenza di previsioni meteo precise, ma in molti casi la pulizia delle carreggiate con lo spargimento di sabbia e sale è scattata solo a giornata ormai iniziata, dopo molte ore dall'inizio delle precipitazioni nevose e nel pieno dei normali spostamenti quotidiani. Il risultato è nella cronaca della giornata. Le valutazioni sull'efficienza della macchina chiamata a gestire una nevicata non certo eccezionale, c'è da scommetterci, faranno discutere anche nei prossimi giorni.